sapere, diciamo, che abbiamo costruito questo momento di riflessione politica e di formazione, partendo appunto da uno dei testi considerati sacri, no, diciamo, nella storiografia del movimento comunista, che è il manifesto del Partito Comunista, che è stato la base appunto di un percorso che ha portato, come abbiamo visto poi nella storia, alla rivoluzione di ottobre, alla rivoluzione cinese, alla nascita di Cuba, no? Di Cuba socialista, del Vietnam, di tutto quello che è, della costruzione anche del Partito Comunista in Italia, no? Quindi un'espansione delle teorie, delle analisi fatte da Marx e da Engels, che sono diventate frutto di un movimento che è diventato, come si dice, globale, no? Allora, il problema è che questo libro nasce in un contesto però storico preciso, perché il gruppo che ha lavorato attorno alle tesi del manifesto era un gruppo composto essenzialmente da 18 persone. Quindi noi siamo qui una decina, no? E questa cosa fa ben sperare. I cinesi erano in 12 quando hanno cominciato, no? Quindi, così dice, la cosa non è il numero, ma è un problema anche di qualità. In questo gruppo comunque dei 18, nelle discussioni che avvenivano, c'era un personaggio che di qui vi ho dato una scheda informativa sul soggetto, che si chiamava Moses S, che è uno, come dice la Treccani, un uomo politico pubblicista tedesco, nato a Bonn nel 1812 e morto a Parigi nel 1875, di famiglia ebraica, autodidatta dallo studio di Spinoza e di Hegel, elaborò un proprio sistema socialista. Nell'opera Die Europäische Triarchie del 1841 condusse un'aspra critica al liberalismo e propose la costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Per le convinzioni politiche dovette emigrare, visse quasi sempre all'estero, in Francia, Svizzera, Belgio. Fondatore con Marx della Rheinische Zeitung, ne fu il corrispondente da Parigi. Con Engels pubblicò nel 1848 la rivista Gesellschaftsspiegel. Nel 1842 si distaccò da Marx ed Engels e il suo socialismo, a sfondo moraleggiante e profetico, fu preso di mira nel manifesto del Partito Comunista. Collaboratore di Lassalle, quindi dell'avversario, no, di Marx, nella fondazione dell'Organizzazione Operaria Tedesca, negli ultimi anni si dedicò a studi ebraici e la sua opera Roma, cioè Roma come Gerusalemme, 1862, è considerata uno dei fondamenti del sionismo. Poi, oltre a questa cosa, ci sono le posizioni di stampo squisitamente razzista che lui enuncia insieme a tutta una serie di correnti, appunto, che darà vita poi al sionismo, tratto da un libro di uno professore ebraico che insegna all'Università di Tel Aviv, no? Che questo libro è l'invenzione del popolo ebraico. Perché collego questa cosa? Perché appunto con Marx inizia anche una polemica, fu piuttosto sostenuta, con questa ala, diciamo, culturale che darà vita poi al sionismo organizzato, che perché Marx ne aveva individuato la pericolosità all'interno di quello che era il percorso che c'era già nel movimento liberale, perché qui siamo nel 1848, quindi c'è una fase delle rivoluzioni borghesi, no, in tutta Europa, come linea di tendenza. Questa forma culturale e di pensiero politico era una linea di tendenza interna anche all'internazionale e al movimento rivoluzionario europeo, che però era praticamente egemonizzato dalla grande borghesia finanziaria, no, dell'epoca, e quindi al blocco, diciamo, che poi in epoche moderne vediamo all'interno delle banche centrali, la Federal Reserve, di Rothschild, di Warburg, Montefiore, tutta una serie di personaggi di quel mondo. Questa politica andrà avanti per parecchio tempo e Marx
su questa questione c'è scritto un libro che la sinistra tende a nascondere, che è una critica all'impianto su cui si fa la critica al mondo ebraico, che solitamente è un impianto in risposta alle tesi razziste del sionismo, un impianto altrettanto razzista che è portato avanti dall'estrema destra, che sostituisce alla razza ebraica la razza ariana, ma il risultato non cambia, siamo sempre all'interno di una falsificazione, no? Perché la razza umana è unica e non ci sono assolutamente differenze di questo tipo, e quindi il compito dei comunisti è chiarire immediatamente quali sono le funzioni sociali che teorizza queste cose. Quindi il ruolo del nazismo come forza sociale che interviene contro il proletariato, come ad esempio interviene contro il proletariato il nascente sionismo e del di seguito. Fanno parte tutti di quella cultura reazionaria che il sistema capitalistico, no, emergente stava predisponendo anche per il futuro. Quindi è importante capire questa cosa per non separarla mai, perché Marx appunto aveva un grande fiuto anche rispetto alle linee di tendenza culturali e politiche, e quindi sapeva anche attrezzarsi per prevenire i contraccolpi dell'avversario. E questo libro, il manifesto, e il libro Questione Ebraica proprio ci parlano, perché viene enunciato in questo libro in contrapposizione al cosmopolitismo l'internazionalismo proletario, e perché dentro la questione sionista c'è anche la questione nazionale, del nazionalismo, che appunto Marx contrappone sempre con l'internazionalismo, no? Come elemento di eguaglianza degli uomini su tutto il pianeta, insomma. Bene, adesso la parola a te. Dunque, partirei dal contenuto del testo di Marx, che oggi come oggi, diciamo, è interpretato, faccio una piccola parentesi, è interpretato male, diciamo, chiaramente, dalla sinistra odierna, e quasi come una sacra Bibbia per cellule settarie e pseudo-rivoluzionari. In realtà, leggendolo, il manifesto del Partito Comunista non fa altro, non fanno altro Karl Marx e Friedrich Engels l'attuale modello sociale nel quale siamo costretti a vivere. E lo fanno dal punto di vista proprio analitico e strutturale e sovrastrutturale. Ecco, questo è in sostanza il manifesto. È una al di là delle tante mitologie, eccetera. Per quello che ho avuto modo di vedere, è praticamente la guida per capire il funzionamento della realtà, di quella che ci fanno apparire come realtà immanente, ma che in realtà risponde a chiare logiche di profitto, di mercato, di accumulazione della ricchezza, di espropriazione di beni nei confronti della popolazione per uso privato, appunto attraverso l'elemento della proprietà privata. E Marx, appunto, all'interno del testo enuncia che siccome è un sistema innaturale, che si basa sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sfruttamento in grandi linee, cioè che va a colpire tutti gli aspetti. Quindi, e soprattutto la classe operaria, la classe lavoratrice, il popolo. Il popolo che produce il lavoro, che mette il lavoro a servizio della realizzazione dei prodotti che poi andranno a costituire, diciamo, il grande mercato globale che si verrà a costituire nella società borghese, dal quale i borghesi fanno profitto.
Quindi l'incitamento e l'appello che fa Marx con Engels all'interno del manifesto è quello dell'unità dei proletari, l'unità del popolo, della presa di coscienza, attraverso la presa di coscienza, nel sovvertire, diciamo, quella che è una vera e propria, qui arrivo al punto della discussione di oggi, una vera e propria dittatura. Dittatura, non nel senso che siamo noi abituati a concepire, ma una dittatura velata della borghesia, sul presente che viviamo. Una dittatura che è fatta in maniera appunto subliminale, occupando i vari centri, le varie case matte, quelle che Gramsci chiamava le case matte del potere, i vari centri di produzione culturale, dal punto di vista strutturale, sovrastrutturale, e i vari centri economici, per dettare le leggi, dell'esistente, della realtà esistente. Quindi, per abbattere questa dittatura borghese, della classe borghese, appunto, Marx teorizza la dittatura del proletariato. Dittatura del proletariato che non è, appunto, quello che i borghesi vogliono far credere. Ma la dittatura del proletariato, come si è visto anche in Unione Sovietica, nei modelli, nei modelli di socialismo reale che abbiamo conosciuto all'interno del Novecento, è l'espressione massima, cioè va a incidere nella contraddizione del valore che i borghesi si vantano di portare avanti, cioè la democrazia. Questo è il punto. Cioè la democrazia, in realtà la dittatura del proletariato, il potere del popolo e della classe lavoratrice operaia, è l'espressione massima di democrazia. Noi questo dobbiamo far capire, a mio avviso, alle masse popolari. I comunisti non sono, ora questa è una cosa, sembrerebbe una cosa banale, ma dobbiamo far capire, a mio avviso, che come comunisti, questo complice anche tanti sedicenti comunisti che la raccontano, diciamo, a modo loro, ma i comunisti sono coloro, questo è spiegato benissimo anche nel manifesto, coloro che difendono a spada tratta il potere popolare e conducono battaglie per l'estensione dei diritti democratici, di partecipazione popolare nella vita di fabbrica, nella vita lavorativa, del genere. Quindi, sì, anche dal punto di vista della situazione italiana, i comunisti dovrebbero e devono portare avanti una dura lotta contro i padroni per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza, e difendere il concetto proprio di democrazia, che nella dittatura del proletariato si delinea pienamente, demistificando anche appunto quello che sono oggi le democrazie liberali, che non sono altro che come viene spiegato, gli stati liberal-democratici sono non altro che comitati di affari della classe egemone. E prendendo anche Gramsci, appunto, quello che dovrebbe fare un partito comunista non è, rinchiudersi dentro una sezione terra terra, mettersi a pregare Carlo Marx, che tanti lo fanno, insomma, ma costituire, appunto, un partito che sappia fare egemonia all'interno della società e, come diceva appunto Antonio Gramsci, occupare le varie case matte che sono occupate al momento dalla borghesia per far prendere sul serio il potere al popolo. Che questo è il punto, questa è la missione, se vogliamo, del Partito Comunista. Che appunto stava portando avanti anche il Partito Comunista Italiano prima della svolta e prima della degenerazione che ha avuto dall'89
fino ad oggi, che è diventato il partito proprio integrale, quello che era il PC, oggi è diventato il partito integrale della classe dominante, della rappresentante dell'elite appunto globalista. E questo è un problema culturale che attraverso la lettura del manifesto si capisce, perché si capisce anche che i vari movimenti comunisti che si richiamano al comunismo oggi hanno abiurato totalmente quella storia, hanno abiurato totalmente anche i principi fondamentali che Marx aveva, cioè hanno distorto, diciamo, i principi che Marx aveva delineato all'interno del manifesto del Partito Comunista. Hanno tradito in qualche modo hanno demistificato a loro volta la realtà di quella che ancora oggi è la dittatura borghese sulla classe operaia. Classe operaia che si ritrova oggi disarmata da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista sindacale che dal punto di vista politico del partito, spaesata, non trova più un punto di riferimento, perché appunto c'è stato un abbandono dell'analisi seria dei rapporti di forza all'interno della società, a partire anche da quella italiana. E questo è un problema da affrontare e da mettere in luce, come stiamo facendo, nei confronti del più grande numero di persone, che è l'elemento chiave. Si fa il gioco della classe dominante che vede i comunisti come una setta caricaturale di quello che è stato soltanto la rivoluzione d'ottobre, e si snatura il senso del nostro obiettivo, che è quello di far rompere le catene invisibili a volte anche del proletariato e della classe subalterna. Che metodo usano Marx ed Engels per analizzare, per arrivare alle conclusioni contenute nelle tesi del manifesto? Cioè, per analizzare la società, che strumento utilizzano? Di che cosa si dotano? Perché fino poco prima dell'uscita del manifesto, diciamo, il movimento rivoluzionario di quel periodo viveva sostanzialmente di utopie, no? Di modelli sociali o di analisi della realtà che erano basate su delle astrazioni più che su una concretezza storico-politica. Il materialismo storico-dialettico. Appunto, nell'analisi che si fa dei vari tipi di socialismo vengono demistificati dai vari movimenti anti-borghesi, diciamo, che erano presenti nell'inizio dell'industrializzazione, e mette in guardia i proletari, in un certo senso, Marx, dall'inganno, diciamo, e ponendo appunto lo strumento del materialismo storico-dialettico come analisi lucida dei rapporti di forza e dell'evoluzione appunto del modello capitalistico all'interno della storia, in questo senso. E, sì, poi tra l'altro per quanto riguarda anche l'evoluzione del modello capitalistico, e arrivando anche all'attuale fase della globalizzazione, c'è un passaggio molto, molto bello, molto interessante, che posso leggere, perché fa capire proprio la non casualità della situazione odierna, ecco, nella quale ci troviamo.
Scusate, un attimo. Perché è una situazione che parte quindi da lontano e che Marx descrive in modo così preciso che individua nel Capitale questa linea di tendenza che, leggendo questo breve parte del testo del manifesto, ne capisci la profondità, diciamo, dell'analisi, no? Nel senso, la capacità di trasmetterti di come si muove il capitale nel mondo, che è di una qualità sconvolgente. Sì, qua si dice, infatti, in questo passaggio, l'esercizio dell'industria feudale o corporativo, in uso fino ad allora, all'inizio, appunto, cioè prima del ciclo di industrializzazione, oppure in uno fino ad allora non bastava più al fabbisogno che aumentava con i nuovi mercati. Al suo posto subentrò la manifattura. Il medio ceto industriale soppiantò i maestri artigiani. La divisione del lavoro fra le diverse corporazioni scomparve davanti alla divisione del lavoro nella singola officina stessa. Ma i mercati, come mercati che oggi sono indicati, oggi e allora sono, questa è un'altra mistificazione che fa la borghesia, sono indicati come un ente spirituale, quasi. Questo è un altro elemento importante da analizzare, che in realtà fanno parte appunto del rapporto, di una lotta di classe ferrea che i padroni fanno nei confronti del popolo, delle masse, con greche proprio criminale. Ma i mercati crescevano sempre, il fabbisogno saliva sempre, neppure la manifattura era più sufficiente. Allora il vapore e le macchine rivoluzionarono la produzione industriale. All'industria manifatturiera subentrò la grande industria moderna, al medio ceto industriale subentrarono i milionari dell'industria, i capi di interi eserciti industriali, ovvero i borghesi moderni. La grande industria ha creato quel mercato mondiale che era stato preparato dalla scoperta dell'America. Il mercato mondiale ha dato uno sviluppo immenso al commercio, alla navigazione, alle comunicazioni per via terra. Questo sviluppo ha reagito a sua volta sull'espansione dell'industria e nella stessa misura in cui si estendevano industria, commercio, navigazione, ferrovie, si è sviluppata la borghesia attraverso questo processo. Ha accresciuto i suoi capitali e ha respinto nel retroscena tutte le classi tramandate dal Medioevo. Vediamo dunque come la borghesia moderna è essa stessa il prodotto di un lungo processo di sviluppo, di una serie di rivolgimenti nei modi di produzione e di traffico. Ognuno di questi stadi di sviluppo della borghesia era accompagnato da un corrispondente progresso politico, ceto oppresso sotto il dominio dei feudali, insieme di associazioni armate ed autonome nel comune, talvolta sotto forma di repubblica municipale indipendente, talvolta di terzo stato, tributario della monarchia, poi all'epoca dell'industria manifatturiera nella monarchia controllata dagli stati, come in quella assoluta, contrappeso alla nobiltà e fondamento principale delle grandi monarchie in genere. La borghesia, infine, dopo la creazione della grande industria e del mercato mondiale, si è conquistata il dominio politico esclusivo nello Stato rappresentativo moderno. Il potere statale moderno non è che un comitato, appunto, che amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese. Ultimo passaggio, la borghesia ha avuto nella storia comunque una parte sommamente rivoluzionaria. Sì. Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, idilliche, ha lacerato spietatamente tutti i variopinti vincoli feudali che legavano l'uomo al suo superiore naturale e non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo pagamento in contratti. Ha affogato nell'acqua gelida del calcolo egoistico i sacri brividi dell'esaltazione devota, dell'entusiasmo cavalleresco, della malinconia filistea. Ha disciolto la dignità personale nel valore di scambio e al posto delle innumerevoli libertà patentate e onestamente conquistate, ha messo unica la libertà di commercio, priva di scrupoli. In una parola, ha messo lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido al posto dello sfruttamento mascherato di illusioni religiose e politiche precedenti.
La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino allora erano venerate e considerate con pio timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza in salariati ai suoi stipendi. La borghesia ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e lo ha ricondotto a un puro rapporto di denaro. Ce l'ho molto chiaro. E anche da sottolineare l'aspetto comunque che Marx pone come della borghesia come rivoluzionario e quindi che, cioè come classe che comunque ha portato a, una, a un avanzamento cioè, nella, nei, cioè, nei confronti di una società che allora era molto più lenta e immobile. Lenta, immobile, certo. E arrivando ad oggi si può dire che l'alternativa appunto che viene tracciata e che è presente oggi all'interno del contesto della globalizzazione capitalistica è tra una che vede appunto un'apertura dei mercati e una forbice sociale, un allargamento sempre maggiore della forbice sociale. E, appunto, l'alternativa tra la barbarie, tra una situazione di barbarie prodotta dalla povertà, dall'insofferenza sociale, oppure la costruzione del socialismo, la costruzione di una società nella quale veramente gli uomini vivono in maniera libera ed uguale di fronte agli altri, al mondo. Ecco. E su questo punto, sì, a mio bisogna stare molto, molto attenti, bisogna fare molta pressione perché ovviamente all'interno delle situazioni di crisi economica rispuntano come sempre le spinte reazionarie che hanno come intento quello di far regredire invece la specie umana, diciamo, la civiltà umana. Quindi ecco, compito dei comunisti oggi, a mio avviso, se posso fare una riflessione, è quello di, visto che anche abbiamo avuto dei 30 anni, abbiamo avuto 30 anni, 30 anni in Italia e nel mondo nel quale è mancata l'analisi, è mancata una seria analisi dei rapporti di produzione e dell'evoluzione anche del modello capitalistico, della globalizzazione in sé per sé, un'analisi seria, approfondita, quindi capire appunto quello che stiamo facendo, riprendere i testi sacri e adattarli alla realtà attuale e capire i possibili sbocchi positivi che può avere comunque, che può avere la globalizzazione nelle sue contraddizioni. Perché se no altrimenti, questo è il mio grande timore che ho da un po', insomma, il pericolo, diciamo, è quello di appoggiare come sta avvenendo in alcune aree posizioni che in realtà vanno appresso a slogan e a sottoculture dell'estrema destra. E questo rientra sempre nei problemi che abbiamo oggi. Sì, possiamo dire che il sistema cosa che diceva anche Gianluca e per riprendere anche la domanda che faceva Andrea, che probabilmente appunto è mancata, è proprio un'analisi di tipo marxiana, così cioè lo scemo come termine, e marxista, che è appunto un'analisi di tipo materialista storico, cioè si deve contestualizzare costantemente il periodo storico di cui si sta parlando. Cioè il problema principale è proprio questo, che spesso si parla di immigrazione non tenendo conto che sono profughi perché appunto non si contestualizza il problema, si parla di disoccupazione senza tener conto che però prima di distruggere il sistema
cioè del lavoro nel vero senso della parola, si è distrutto un sistema di istruzione, togliendo il valore al lavoro e ai lavoratori stessi. Quindi c'è cioè un problema che manca adesso e che rende poi anche questa, rende più lontano poi la politica alle persone, è proprio il fatto che non contestualizzando e non facendo sentire le persone partecipi di quelli che sono invece i cambiamenti della società, perché la società la componiamo noi in quanto individui, purtroppo poi le persone hanno come reazione automatica, abbassando il livello culturale, abbassando la probabilità di trovare un lavoro, abbassando la qualità di vita, della salute, sistema quindi anche proprio sanitario, in presenza tra le ticket e così via, e parlando sempre di sinistra e non di destra, quando si parla di questi problemi, come se li avesse creati la sinistra nel vero senso della parola, quando non è così, perché l'operazione che c'è stata dietro non è un'operazione di sinistra, ma è destroide, nazionalista e capitalista, vediamo tutti gli aggettivi che vogliamo. Quindi appunto il problema è uno dei problemi, cioè non è il problema, però uno dei problemi è appunto, come dicevi te, che è mancata un'analisi consistenti di quelli che sono stati passaggi storici fondamentali. A scuola non si studiano, cioè, perché oggettivamente la scuola prepara fino al 1950, siamo nel 2017, e non so, mancano quei 100 anni di storia che potrebbero essere illuminanti probabilmente, e quindi appunto probabilmente non dobbiamo neanche più stupirci della situazione in cui siamo, ma dobbiamo appunto riuscire a ridurre questo tipo di analisi ottocentesca, perché poi di questo periodo storico stiamo parlando, che però è molto più della esatto, è solo che è molto, deve essere comunque portato avanti come tipo di ragionamento, perché è più lucido a livello storico, che si è presentato come soluzione alternativa. Cioè alla fine anche Rousseau parlava della proprietà privata, però era borghese e non rinnegava la sua posizione sociale, anzi ci stava molto bene. Quindi insomma, appunto, dal momento in cui nessun altro per adesso dall'Ottocento in poi si è proposto di creare delle soluzioni alternative, poi c'è anche però da attuarle queste soluzioni, da Belling, quindi appunto Gramsci, Togliatti, Longo, abbiamo avuto un sacco di dimostrazioni, però Lenin? Sì, Stalin anche volendo, cioè nel senso non è che poverino non ha fatto solo i gulag come si pensa. Va demistifica. esatto, ma è proprio il discorso che volevo fare, cioè che sto facendo adesso. Se riduci il livello di istruzione è molto più facile poi creare delle situazioni di disagio sociale, culturale, cioè di repressione proprio nel senso della parola, perché se uno non ha la coscienza di parlare di te, non ha le armi per difendersi e non conosce un sistema alternativo, crearsi una soluzione da soli è più difficile. In più ci sentiamo soli come società, siamo individui che le nostre generazioni, io parlo come nata nel 1996, siamo la generazione con più forte crisi di depressione e libertà giovanile, cioè teniamo conto, sono fattori che in qualche modo vanno a ricadere per il sociale e veramente si sta operando per distruggere quelle che sono le nuove generazioni a tavolino, per distruggerle a tavolino, cioè non farli sentire partecipi di una società, vuol dire che la società non vuole che venga composta. E che io da sola non la faccio una società, io da sola sono un singolo, un gruppo crea una collettività che crea una società, quindi è un po' un circolo vizioso. E ovviamente quello che stiamo facendo adesso di domenica pomeriggio in un circolo dovrebbe essere fatto nelle scuole. Dovrebbe essere fatto costantemente nelle scuole. Quindi è poco. Cioè, capisco che non è facile, però è una cosa che cioè avrebbe un impatto sicuramente diverso. Sì, io volevo affrontare due cose, partendo dalle cose che ha detto Gianluca. Il problema di come fa la classe borghese a portare avanti il suo programma? Cioè, perché quello che ha realizzato a livello mondiale non può essere frutto di un movimento all'accordo, no? O di spinte spontanee, no? Come fanno credere tutta una serie di economisti che dicono che lasciamo fare al mercato, poi si autoregola, no? E compagnia. Queste sono, secondo me, delle menzogne micidiali. E di questa cosa è cosciente Marx, che capisce che per sconfiggere questo piano generale della borghesia
occorre organizzarsi per dare una risposta con altrettanta forza. La borghesia si muove, come abbiamo visto, su scala planetaria, il proletariato deve fare altrettanto. Difatti Marx lavora, no, a rafforzare l'internazionale comunista, ma dentro l'internazionale comunista trova all'interno di quell'organizzazione i soggetti dell'avversario di classe, no? I soggetti che tendono a indirizzare il nascente movimento socialista, ma anche il movimento formato da piccola borghesia, no? Comunque subalterni, essere condizionato nelle sue scelte dalla forza propositiva che ha la classe in quel momento egemone, no? Quindi questa borghesia che si muove su scala planetaria, che ha delle proposte, fa delle proposte di lotta, delle proposte con degli obiettivi, e questi sono personaggi che poi abbiamo visto nei libri di storia, no? Anche tipo Mazzini, no? Con la sua visione nazionalista, no? Di questa visione però anche corroborata da una visione mistica, no? Religiosa, no? Parareligiosa, del rapporto tra nazione e Dio, no? Che poi si ritraduce anche questa all'interno di quello che si diceva prima delle logiche dei movimenti come il nascente sionismo, no? E di seguito, e di, sì, che poi si traducono poi in epoche successive anche che fascismo, scherzato, no? E poi l'altra faccia di questa presenza degli agenti, quindi del grande capitale, è personaggi come Bakunin, no? Difatti nasce una lotta furibonda che hanno comunque, questi due soggetti hanno comunque un'ideologia fortemente individualistica, no? Dove tendono a atomizzare l'azione politica, non a unificarla, a rendere i soggetti completamente in realtà autonome e incontrollate, no? E non dialettiche tra di loro, a casa, no? E difatti questa battaglia, diciamo, furibonda, perché appunto in particolare sia Mazzini che lavoravano per costruire all'interno dell'internazionale gruppi segreti, associazioni segrete, no? Che operavano per finalizzare l'internazionale a obiettivi sconosciuti alla maggioranza dell'internazionale. Bene, Marx bolla questo metodo di lavoro come un metodo appunto che sviluppa l'irrazionalità, che sviluppa disonesto, no? E quindi entra in polemica furibonda con queste due entità e riesce a farle spendere, a farle andare via dall'internazionale e a chiarire però perché vanno allontanati, dando quindi un ulteriore strumento al proletariato su come deve agire, perché essendo il proletariato una classe maggioritaria non ha bisogno di associazionismo segreto e cose del genere. Guarda caso, questo fatto dell'associazionismo segreto come modello operativo dei borghesi si manifesta in tutte le società capitalistiche poi, no? Se noi vediamo, in tutti i paesi capitalistici troviamo la presenza di associazioni segrete, no? Come la massoneria, no? Che poi non sono neanche più segrete come, no? No, si pensa che non sono segrete come nome, internet, no? Foto, liste. No, non sono segrete come nome, ma sono segrete come modo operante, sì, sì, no? Sì. Perché non è che si sa esattamente quanti parlamentari oggi ci abbiamo, però il riflesso di questa lotta di Marx poi la troviamo costantemente dentro nelle costituzioni più avanzate, compresa la nostra. Difatti nella nostra Costituzione c'è l'articolo 18 che vieta l'associazionismo segreto. Cioè questa battaglia iniziale di Marx ha un percorso così lungo, no, che arriva fino ai giorni nostri. E di questo secondo me bisogna fare tesoro ed è fondamentale perché
sia Mazzini che Bakunin praticavano il terrorismo selettivo, no? Quella forma no, di pratica politica che poi abbiamo visto in epoche più recenti praticato dai, diciamo, anche da coloro che si definivano compagni, no? Bene, sulla questione del ruolo del terrorismo, Marx è stato chiaro, poi addirittura Engels, poco prima di morire, aveva scritto nell'introduzione di un testo di Marx che la legalità sarebbe stata la corda che avrebbe strangolato. Se lo prendi Paola un attimino il libro Engels sulla legalità, che c'è anche su Iskra.